cominciato l'evento Via le Luci di nuovo, dopo quello di Alan Wake. E troviamo subito le lobby, velocissimamente. L'evento Via le Luci Castelvania, l'equipaggiamento è disattivato. Non si può portare nulla. Ci sono diverse regole, i gen partono con un 5% diciamo di riparazione, c'è un boost del 20% della riparazione, ci sono più casse, si trovano oggetti più rari, la distanza anti-camping è stata raddoppiata, insomma, hanno rivisto un po' questo evento Lights Out, che il primo era stato davvero poco entusiasmante, mentre invece la modalità 2 contro 8, senza perk, senza competenze, eccetera, era risultata molto più interessante, divertente, leggera e fruibile, no? E soprattutto divertente, perché DVD rischia di diventare un gioco che non diverte più, in buona sostanza, con tutti questi perk, tutte queste competenze, insomma. Ah, addirittura. Ah, bella quest'idea! Cioè, praticamente io mi illumino col. Cool candelabro. Minghios. Tutto il buio del mondo è aumentato. Che faccio col candelabro? Ah no, ok. Tengo la luce. Ma perché non vedo? Mi devo basare solo sui pistoni. Belli questi occhi nel buio. Ma non è qui. Ok. Quasi chiuso, no? Via. Carina questa modalità, se posso dire, col candelabro così. L'ho detta candelabrata, diciamo. Posso purificare un totem per caso? Vediamo se mi dà la missione dei cosi qui, dei cosi e dei casi. Come si chiama la missione degli archivi? Perfetto. Fine dei giochi. Skill check ci sono. Sì. Io posiziono il candelabro. Posiziono il candelabro. E che faccio? Segnalo agli altri la presenza di questo gen. Di questo generatore, probabilmente. Minchia! No! Visto qualcosa passare. Mi sa che mi ha perso. Via. Posso riprendermi, grazie. Però così nessuno sa che sto facendo questo generatore, forse. È da sapere. Non ci sono altre informazioni. Bello così, l'HUD. Guardate così, Dead by Daylight guadagna tantissimo, se posso dire. Via i perk, via tutta questa roba. Io spero davvero che ci stiano ripensando, perché ridurre tutto all'osso potrebbe essere molto più interessante. O comunque introdurre delle nuove modalità dove non esistono i perk. Cioè, il gioco ne guadagnerebbe tantissimo, se posso dire. Veramente ne guadagnerebbe. Basta con tutte queste competenze. Buono che i generatori vanno al 20% più veloce, perché altrimenti c'è da impazzire. Ok, ora chiudiamo anche il quarto. Manca
manca un solo generatore, giusto? Se non arriva adesso il kill, se non me lo chiamo proprio, diciamo, addosso. Più gen, più gen, grande. Col candelabro, col candelabro, ciao Quervos. Minchia. Okay, vieni, vieni, Meg, vieni. Meg Thomas. Scusa, ma se il gen stava andando dall'altra parte non c'era nessuno. Molto carina questa modalità con i candelabri, devo dire. Affascinante, interessante, interessante, interessante. C'è anche i pipistrelli di Castlevania, c'è anche la carrozza di Castlevania. Siamo a 3, ora occhio che dobbiamo adocchiare le uscite, eh? Che ti beghi? Metti, fai gen! Dobbiamo adocchiare le uscite, ragazzuoli, cari. Molto bene. Questo secondo me si vuole prendere una kill. Cazzo, no, l'ha salvato. Lo salvo quello. Non lo so, ci andiamo a provare? Ci possiamo anche provare, ma dobbiamo aspettare. Oh, si è salvata. Ma è inseguita. Vediamo se aprendo l'uscita riusciamo a favorirla. No, ma lui mi vede, tra l'altro. No, ma questo è morto. No, 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 via, via, via. Usa il candelabro per illuminare il cammino. Usa il candelabro, usa il candelabro. Usa il candelabro. Uso il portentoso candelabro per illuminare il cammino. E goodbye! Molto carina questa modalità col candelabro. E Meg morì. Sweetie Forex morì. Tutte le cose accanisce. Il campanaro si accanisce un po'. Ai ai ai. Mi sono divertito. Carino.